Il progetto Spinal è un'idea che è nata dall'associazione Tetra e Paraplegici del Friuli Venezia Giulia con la Sissa di Trieste e il Gervasutta di Udine. Appunto la nostra associazione, i mielolesi, gente che ha avuto problemi di lesione al midollo spinale, si è presa questo impegno qua di promuovere quest'idea di realizzare un laboratorio di ricerca scientifica sul midollo spinale, praticamente nello stesso luogo di dove vengono ricoverate le persone che hanno problemi al midollo spinale, in maniera di creare un anello stretto tra la ricerca e l'applicazione farmacologica medica di queste scoperte, e anche da creare un feedback che anche dal reparto di degenza arrivino delle novità al laboratorio di ricerca, no? La Sissa, il Gervasutta, l'unità sanitaria udinese, insomma, hanno investito un sacco di soldi e questo laboratorio ormai è stato costruito, realizzato ed è pronto per partire. Mancano le ultime cose, collegare i computer, regolare i macchinari. Può partire Giuliano Taccola, il ricercatore, anche lui in carrozzina, ci lavora già da tempo e adesso noi siamo qua per cercare di promuovere, di farci vedere e di portare a conoscenza della gente che c'è questa realtà qua. Per ora i soldi li abbiamo trovati perché ce li hanno dati la regione, vari sponsor, però vogliamo dare appunto continuità a questa idea qua e un po' di soldi anche per il futuro, la ricerca costa. La ricerca ormai, Giuliano ha fatto grandi passi, insomma sono già anni che con la Sissa lui ci lavora su questo progetto, per cui non è una cosa che parte da zero, c'è già dietro un background di esperienze che hanno fatto la Sissa, per cui il laboratorio già è in moto con qualcosa. E non è che si proponga di dire, boh vabbè, noi ci studiamo sopra, magari qualche risultato negli anni otterremo, no, noi vogliamo lavorare anche per noi stessi, per poter anche qualsiasi piccolo miglioramento della nostra vita, della vita di un qualsiasi persona che abbia avuto dei problemi al midollo spinale, anche dei piccoli passi in avanti sono sempre necessari, sempre indispensabili per una persona come noi.